Vai. Durante la guerra avevo 10 anni, però l'ho vissuta perché i tedeschi, c'era un comando ai tabacchi e uno a Foce e un altro alla cavallerizza. Da noi venivano i tedeschi a prendere l'insalata e non hanno mai fatto nulla di male a noi, solo che una sera sono passate le notti mentre si ritiravano e hanno bussato e noi abbiamo risposto e loro hanno buttato una bomba a mano, ma non ci hanno fatto niente di male, hanno rovinato solo la porta. E una mattina noi avevamo un grande rifugio dove stavano tutti gli sfollati durante la guerra, vado lì e ce ne trovo 5 tedeschi che stavano a dormire, non mi hanno detto non aveva paura. Poi sono partiti e una volta un aereo veniva a basso e io correvo intorno a una quercia e mi traiavo. Ho avuto paura, ma mi sono salvato. Poi c'era la contraerea che sparava da giù da Mondoro, da Forno fino a Amelia, dove abitavamo noi, Santa Maria. I tedeschi hanno cercato di bombardare il ponte di Amelia, ma non sono mai riusciti perché era pericoloso, solo che hanno bombardato il paese, le bombe sono cadute sul paese d'Amelia, sulla gente. E poi c'è un altro fatto, mia madre stava facendo l'erba, una vipera gli ha morso sulle mani, allora a Foce c'era un ospedale militare, un tenente medico l'ha salvata, l'ha portata sull'ospedale, l'ha curata e così mia madre non si è salvata. Tu quanti anni avevi quando è iniziata la guerra? 10. E quando è finita? Ce ne avevo 12. E come hai vissuto quando c'è durante la guerra? Hai vissuto. Da mangiare c'era poco da mangiare, noi stavamo in campagna. E quindi che mangiavi? Si mangiavano le patate, i fagioli, qualche volta un coniglio, un pollo, ma sempre di nascosto perché quando venivano i tedeschi a prendere l'insalata, noi nascondavamo da mangiare perché sennò ce lo portavano via. E cioè, tu e la tua famiglia mentre combattevano dove vi nascondevate? E noi stavamo giù in campagna, nascondavamo dentro i rifugi. C'erano dei rifugi fatti sotto a tubo, grandi, che si entrava da una parte e si usciva dall'altra, scavati sui tunneli. E lì si dormiva e c'erano tanti sfollati d'Amelia, gente che non erano soli, c'erano parecchie giovani, famiglie, che a me hanno paura, sono venuti tutti in campagna da noi. Eravamo parecchi. E tu durante la guerra, cioè, non sei andato a combattere, vero? No, io non ho combattuto perché ero piccolo. E che facevi? Io dopo sono andato a prendere i bossoli, vedi quelli, per venderli. E poi mia madre se n'è accorta, mi ha menato e mi ha detto no, che salti per aria. Ah, andava meglio, questo è un fatto vero, tutto vero quello che dico. Andava meglio a prendere il pane con la tessera, con i bollini, allora c'era la tessera. Lungo la strada a San Giovanni c'erano ho visto delle palle così rotonde, pensavo che erano, e stavo per raccoglierle. C'era lo stradino, ha detto, oh, ma che sei scemo? Questa è una bomba, se tu la vedi ti scoppia sulle mani. Allora non l'ho presa perché c'erano tutte queste affari rotondi. Io pensavo che fossero una palla, una cosa. E la famiglia? La famiglia, mio padre stava nascosto. Mia madre combatteva? No, sì, stava a fare la guerra lui. E mia madre mi
mia sorella c'aveva 2 anni, mio fratello ce n'aveva 5, il più grande ero io. E dopo, finita la guerra, i tedeschi ci davano tanta roba a noi. Ci davano quella farina, era nera, non si poteva mangiare, il pane era nero. Solo che mia madre ci faceva i soldi, perché loro venivano a comprare la verdura, l'insalata, i fagioletti, i pomodori, e noi gli davamo tutto. C'era sto comando ai tabacchi, l'anno 100, e questo tenente medico che ha salvato mia madre, poi dopo finita la guerra è rivenuto in Italia a cercare me. Io sono stato a lavorare con lui a Colonia, in Germania, 10 anni. E invece quando è finita la guerra come ti sentivi? Io mi sentivo bene, ma io non ho avuto mai paura. Mio fratello era a paura, ma io non ho avuto mai paura né dei tedeschi né delle cose. Anzi, una volta ho preso un fucile, un moschetto di quelli tedeschi, l'ho trovato, e volevo per sparare, allora l'avevo legato su un palo delle viti, su un bastone, con lo spago tiravo il grilletto e sparavo. Poi dopo questo fucile, queste moschette l'abbiamo riconsegnato al militare. Io l'ultima volta della guerra l'ho vista, si vedevano quando sparavano coi cannoni. I proiettili li vedevi tutti rossi, vedevi tutto quello là, quando sparavano si vedevano tutte fiamme. E una volta uno di questi ha preso una quercia, l'ha spaccata proprio a metà, perché questi che avevano una distanza grande, e tutto questo è che noi ci regalavano il sale, i tedeschi, la farina, ma la farina non si poteva mangiare. Il pane pure era nero, nero proprio, un sapore strano, era amaro. E l'ultima cosa, cosa provavi, cioè, durante la guerra, tipo tristezza, paura? No, io non ho avuto mai paura perché ero coraggioso, sono stato sempre coraggioso. Quello che aveva paura era mio fratello, che se nascondeva la pellangoli, le cose, piangeva. Io no, io non ho avuto mai paura. Infatti una volta l'aereo mi ha visto da correre, si è abbassato e ha cominciato a mitragliare. Mi sono salvato dietro una quercia così grossa, se no mi avevano preso. E il resto, solo che c'era la fame durante la guerra. C'erano gli sfollati che non avevano niente, venivano lì e ci avevano dato della roba, delle pellicce, delle cose, le avevano sotterrate dentro, sottoterra, per non farsi le fregate ai tedeschi.